Passiamo al Corriere Imprese, inserto del Corriere Fiorentino che ha in prima pagina finalmente una buona notizia. GE accende le turbine, il colosso americano che già produce da solo il 4,6% del PIL toscano sigla con Regione e Governo un protocollo che rilancia gli investimenti, quindi 400 milioni di dollari, 500 posti di lavoro. Ieri la firma qua a Firenze, c'era anche il Sì. Premier Renzi, vediamo il servizio di Federico Monecchi, poi ne parliamo. So, Governor, thank you very much for the great partnership. You're a great Lei è un ottimo venditore della Toscana. Jeff Immelt, numero uno di General Electric, scherza con il presidente della regione Enrico Rossi dopo l'incontro riservato del mattino con il premier Matteo Renzi. L'accordo è un grande risultato. La multinazionale americana fa della Toscana la base di un centro mondiale per lo sviluppo di turbine e compressori. 600 milioni di dollari di investimento, 2/3 della GE, il resto fondi europei, statali e regionali. È il modello Toscana, sperimentato a Piombino e ora pianificato nel settore petrolifero ed energetico. L'obiettivo è aumentare la produzione del 50% e il fatturato di 1,7 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni. Si chiama Progetto Galileo, impegnerà almeno 500 persone tra ingegneri e tecnici. La sede capofila sarà la Nuova Opinione a Firenze e poi la GE di Avenza Carrara. Alla firma dell'accordo sono presenti con il presidente Enrico Rossi, il ministro per lo sviluppo economico Federica Guidi, i dirigenti italiani della multinazionale americana e anche l'ambasciatore statunitense in Italia. Si vuole realizzare nuove turbine, nuovi compressori di dimensione più piccola e ambientalmente più sostenibili che saranno la scommessa del mercato futuro. Progettare e realizzare. E quindi insomma una cosa davvero, è una scommessa che anche dal punto di vista dell'investimento 600 milioni dà la dimensione della scommessa che General Electric fa in Toscana. È un altro tassello di una strategia di attrazione degli investimenti che stiamo facendo e che devo dire che negli ultimi mesi ha portato molte multinazionali, insomma, a rimanere e a investire ancora di più nel nostro territorio.